Hello, everyone. Thank you for being with us today. This is the panel, just so you know, that discusses gender-based violence and media narratives. My name is Sofia Lotto Persio. I'm a foreign news reporter at IB Times UK. And I'm joined by four esteemed colleagues, starting from my right, there is Stefania Prandi. Stefania is a freelance journalist and photographer working for more than 10 years for newspaper, magazine, and radio. She has reported from Ethiopia, India, Albania, Greece, Portugal, and her native Italy. And her latest investigation on exploitation of female agricultural workers was published today on the Italian news site, Gli Stati Generali, and I recommend you all to check it out. Then here's there's Claudia Torrisi, who's a freelance journalist focusing on social issues. She's part of Chayn Italy, an open source platform providing support and tools against gender-based violence. Cristiana, on my left, is a freelance writer. She's based in Italy, but she reports in English mostly, and she's focusing on women's rights, gender issues, sexuality, and reproductive health. And finally, we have Salma Haidrani. She's an award-winning writer and journalist who works predominantly for UK media, focusing on women's rights, sexuality, and social issues. She also reported on gender-based violence, interviewing survivors from marginalized communities. We are here to talk about this topic today because every 25th November, we find ourselves discussing for one whole day, 24 hours, the issue, or what I call a worldwide epidemic, of gender-based violence in occasion of the United Nations International Day for the Elimination of Violence Against Women and Girls. And yet, year on year, the crime statistics do not change significantly enough. It's not just fatal violence that is problematic. There's also other crimes like stalking, rapes, workplace harassment that are not reported to the police as often as other crimes. And when they are reported, the conviction rates are lower compared to other crimes. Just to give you very few numbers on this issue, in Italy, 78% of stalking crime is actually not reported to the police, according to Istat. In the UK, according to Rape Crisis UK, one person is raped every 11 hours, person mean both male and women. And 80% of reported rapes don't actually make it to prosecution. We've seen in the past 5 years or so a worldwide movement of activists demanding change. This is happening everywhere. It's happening in Russia, it's happening in Latin America. Of course, here in Italy, there's been very big demonstrations under the banner of non una di meno, meaning not one less. But activism alone will not be able to enforce the change that is needed. We also need law enforcement, effective policymaking, and cultural change, which is why media plays a huge role in combating gender-based violence. The way that we see media reporting about these issues of, currently is a way that victimizes the survivor, blames the survivor for the crime, and justifies the attacker and the perpetrator, and lacks context to how violence comes to be in the first place and how women can overcome those situations. In general, it undermines the humanity of victims and survivors, as well as the humanity of the perpetrator, who is often depicted as a monster or as someone who is taken by an act of madness. But this hides the ability of the perpetrator to choose to commit violence or choose not to commit violence. And this is the only way that we're going to be able to finally eliminate gender-based violence. Today we're talking mostly about Italy and the UK, but you're welcome to bring in experiences from other countries in the Q&A that we'll have after our discussion. I want to start from Claudia, who's done a lot of work understanding what we talk about when we talk about gender-based violence in Italian media. What can you show us? Allora, innanzitutto io parlerò in italiano perché mi occuperò della parte italiana. La premessa da fare è che, nonostante in Italia si parli moltissimo di emergenza riguardo alla violenza sulle donne, di violenza sulle donne si parla poco e male. Se ne parla poco perché
se ne parla, come diceva Sofia, soprattutto in occasioni comandate, quali possono essere il 26 novembre, oppure casi di femminicidi particolarmente cruenti. Se ne parla male perché da un lato se ne parla più che altro in termini di numeri e statistiche che ovviamente non riescono a restituire completamente il quadro. Questo per due ragioni banali. La prima è che, ad esempio, sul femminicidio in Italia non esiste una raccolta univoca dei casi né un metodo univoco per raccogliere questo tipo di casi. La seconda è che la violenza di genere ha una fortissima componente sommersa, perché molta parte si consuma tra le mura domestiche, quindi focalizzarsi sulle denunce non riesce a restituire ovviamente la realtà del fenomeno. Dall'altro lato, in Italia soprattutto, per esempio in televisione, viene affrontato in contenitori che sono assolutamente inadatti per quanto riguarda tempi, modi, approccio, anche le persone stesse che se ne occupano. Basti pensare qualche mese fa al Barbara D'Urso che dice davanti a milioni di persone che un uomo può dar fuoco alla compagna per troppo amore, questo è il risultato. E in generale comunque il punto è che la questione viene completamente scollata dal contesto sociale, viene legata soltanto a delle responsabilità individuali di un uomo definito come mostro e di una donna invece definita come debole vittima, una persona che non ha capacità di autodeterminazione, che sopporta, e poi diciamo è lo stesso stereotipo che porta alla violenza di genere. Un esempio di questa narrazione l'ho ritrovato in un servizio che è andato in onda sulle Iene qualche mese fa, che si chiama L'uomo che picchiava le donne. Sostanzialmente la pretesa era quella di fare un approfondimento sul tema della violenza sulle donne. In realtà era semplicemente un'intervista a un certo Luca che raccontava di aver picchiato nella sua vita diverse compagne, solo di quello di cui era innamorato, di averle mandate addirittura in ospedale. Il problema è che oltre questa intervista non c'è stata una contestualizzazione della violenza di genere. Intervistato e intervistatore sostanzialmente condividevano quasi lo stesso punto di vista, e il focus di tutto il servizio era quello attorno all'amore malato, praticamente. C'è una donna che accetta perché è un amore malato. Quello che viene fuori ovviamente è la figura di una donna che confonde l'amore con le botte, che non sa amare, che è colpa quasi sua che sopporta. Ora, concentrarsi su questo non è inutile e banale, perché ha un influsso su quella che è la visione mainstream di questi casi e della violenza sulle donne in generale, perché da un lato chi è fuori e non vive queste situazioni le vede come fuori dalla vita quotidiana, capitano ad altri, in particolare capitano a donne deboli, fragili, che non si sono sapute difendere. Dall'altro lato invece chi è dentro questa situazione sente la colpa di essersi cacciata in questa situazione, e si alimenta l'isolamento e si alimenta anche quel vecchio refrain per cui la violenza sono dei panni sporchi da lavare in casa, sostanzialmente. Ora, al di là di questo, sui media, soprattutto in Italia, sono stupro e femminicidio che sono i due casi che riescono a raggiungere le cronache. E hanno entrambi diversi problemi la rappresentazione. Innanzitutto per quanto riguarda lo stupro, diciamo che la rappresentazione della violenza sessuale in Italia è intrisa di quella che viene chiamata rape culture, che è una normalizzazione della violenza, cioè la violenza viene vista come sexy, la sessualità come violenza e la violenza sessuale come una cosa che può capitare alle donne, non è neanche da prendere troppo come un fatto grave ed eccezionale. Ho portato qualche esempio. Esatto. Questo diciamo ricomprende proprio quella che è la narrazione sui casi di violenza sulle donne, violenza vista come passione, addirittura fa quasi ridere nonnino focoso. Sono tutti casi che sono conclusi con denunce e insomma non erano scherzetti. E lei bella che l'ha provocata in qualche modo.
Questa normalizzazione della violenza si trova anche per esempio sul fatto che il focus è sempre sugli stupratori, su chi l'ha commessa. C'è un reportage che è uscito qualche giorno fa su un quotidiano sportivo che raccontava, era un reportage dei giocatori di pallavolo cubani detenuti nelle carceri finlandesi per un caso di violenza ai danni di una donna che era stata seviziata per un'ora e mezza dentro una stanza d'albergo da 5 persone. Ora, tutto il focus del reportage stesso era sulle loro carriere rovinate. La violenza era derubricata a notte bollente, finita in maniera drammatica, ma drammatica per loro, sostanzialmente. E infine un'ultima cosa sullo stupro è che la vittima avrebbe sempre potuto fare qualcosa per evitarlo. Non c'è mai una raccomandazione a chi l'ha commessa, ma sempre a chi l'ha subita. Anche qui un esempio è in realtà di 2 anni fa, a luglio del 2015, una ragazza ha subito una violenza sessuale su un treno regionale diretto a Pisa, in un vagone vuoto. La cronaca di uno dei maggiori quotidiani nazionali di questo episodio riportava una frase che mi sono segnata. Si diceva che la sua unica leggerezza era stata quella di sedersi in uno scompartimento senza nessun altro passeggero. Si vede che il focus, la colpa è spostato assolutamente su chi subisce l'assalto, poi questa frase è stata tolta in seguito a delle proteste. Per quanto riguarda il femminicidio invece, nonostante il termine sia entrato con fatica nelle redazioni, questo non ha comportato anche qui un grosso cambio di rappresentazione. Sono episodi che vengono raccontati sempre come dei gesti isolati, le cui ragioni vanno ricercate all'interno della coppia, non nella società. Mancano completamente le radici di quella che è poi la violenza sulle donne e anche la percezione di un fenomeno che è strutturale. Ecco, la tragedia viene presentata come inspiegabile. L'inspiegabilità viene presentata come? O così, con foto della coppia felice, come a dire erano felici fino a ieri, poi inspiegabilmente è successo questo, oppure ci sono le interviste a vicini sconvolti che raccontano un padre modello, un marito amorevole. Sostanzialmente in tutto questo la donna non diventa altro che un oggetto, un corredo a articoli incentrati su padri amorevoli e mariti modello. Questa inspiegabilità, tra l'altro, c'è sempre, anche quando, per esempio, ci sono state delle precedenti violenze. Alla vigilia di Natale c'è stato un femminicidio a Verbania, parecchio cruento, 32 coltellate, e è stato presentato in questo modo. Uccide con 30 coltellate la compagna, non sopportavo che mi lasciasse. Ora, soltanto su uno o due siti locali è stato riportato che l'uomo aveva dei precedenti per percosse e quasi nessuno ha ripreso o approfondito una denuncia che era uscita sui social di un'ex compagna di quest'uomo che aveva raccontato di aver subito le stesse violenze sostanzialmente, no, le stesse no perché 32 coltellate, però violenze. E quindi viene completamente eradicato quello che è un percorso che poi porta, diciamo, a questi casi. Il non sopportavo che mi lasciasse in realtà è il movente che la maggior parte delle volte viene sparato sui giornali, la donna che vuole interrompere la relazione, anche soltanto una vacanza di troppo, un lavoro più impegnativo, un'uscita, un qualsiasi comportamento che rompa in qualche modo l'ordine sociale. Della donna sappiamo solo questo, che ha commesso qualcosa che ha in qualche modo innescato o provocato quello che poi è successo, mentre invece tanto sappiamo sui sentimenti del killer. Viene fatto uno scavo dei suoi sentimenti parecchio approfondito. Questo è il caso di una ragazza che è stata uccisa in macchina dall'ex fidanzato e è un caso paradigmatico perché c'è sempre qualcosa che ha ferito il carnefice. In questo caso aveva paura di restare solo, aveva paura che gli togliessero la bambina. E in questo causa scatenante si innesta quella che è la narrazione del raptus.
questo è sempre il caso di Verbania, sono un mostro. Il raptus è quello che secondo i media, la maggior parte dei media italiani, arma la maggior parte dei casi di uomini che uccidono le donne. È un blackout, che praticamente quest'uomo ha completamente la mente annebbiata e commette il fatto. Ora, quello che io ho rilevato perlomeno è che la narrazione del raptus e del gesto incontrollato di quest'uomo ferito sia diventata uno schema talmente fisso da seguire per cui spesso si rinuncia anche a porsi delle domande e quindi diventa un omicidio dettato dal raptus, l'uccisione di una donna mentre dorme da parte di un uomo che si alza nel cuore della notte, è un caso di 2 giorni fa che qualcuno ha chiamato raptus nel sonno, oppure anche un ultimo incontro tra due ex fidanzati che si conclude con uno che spara all'altro, ma diciamo che più che essere il raptus ad aver armato chi ha commesso il fatto è l'essersi procurato una pistola, l'essere andato a quest'ultimo incontro con una pistola. Quindi insomma la storia che ci viene raccontata è sempre quella di un uomo che ha agito in preda a follia o raptus e di una donna che avrebbe potuto fare qualcosa per evitarlo. Thank you, Claudia. Cristiana, you've worked for a while in the UK. What is the situation like over across the pond? I think the UK media landscape shares quite a lot of similarities with what Claudia portrayed about Italy. I think it's worth noting that the industry is structured a bit differently, because, for instance, there is a difference between broadsheets and tabloids. And while I feel the awareness about this kind of issues is getting higher and higher, maybe within broadsheets, tabloids are constantly criticized for perpetrating sexist narratives and misogynistic displays. And also there is a new wave of mostly digital media that are trying to push a more progressive agenda. And they focus specifically on women's issues and women's interests. But that said, we still find articles that, you know, perpetrate harmful and inaccurate gender stereotypes. There are guidelines for journalists that are issued by different bodies and organizations, like the National Union of Journalists or even international groups. And organizations like women's rights organizations, feminists groups, they, you know, provide resources for professionals, you know, to help them and create a more responsible reporting. That said, we still find quite a lot of issues. And I don't want to repeat what Claudia said, but obviously a lot of the time we see that there's a big focus on the male perpetrator of violence against women and girls. So typically we would know his age, his job. If he had some kind of problems, like he lost his job or he was depressed, or which leaves ground to a message that is can look like we're almost justifying the violence. So it's like, oh, you know, he killed her. I'm talking about killings here, like femicide. So the killing of a woman because she's a woman or is related to her gender. And this is, you know, and the woman sometimes is not really included in the story. So we know her maybe through her relationship with the man. So she's a wife, she's a girlfriend, she's a colleague, she's a friend. But we don't really know about this woman. This woman had a life before. Unfortunately, if she was killed, she won't have a life afterwards. But it's like, it's important that we include her as a whole individual. And then while we report, we try to report with respect towards her, towards her family. On top of that, I would like to focus on something like, there are a lot of reportings that try to be factual and try to be objective. And the risk here is when including details. How many details do you include about violence? This is up to the journalist, of course. There is no hard and fast rule about this. In a way, you don't want to weaken the case, so you have to report certain things because they happened. At the same time, we don't really want to glorify violence
We don't want to sensationalize the news. And this is a really delicate matter because obviously, you know, there are no established rules. It's something that is up to the professional to decide, okay, where is the line and where I don't, you know, when do I stop? Another big issue, as Claudia already highlighted, is the fact that a lot of the incidents of violence against women and girls are reported without context. So they are reported as isolated incidents. Well, actually, it is important to insert them within a context because, you know, there is, for instance, there is this project which is called the Femicide Census, which was, I think they published the report last year, at the end of last year. And it was developed by a national charity, which is called Women's Aid, together with Karen Ingala Smith, which is the founder of a project called Counting Dead Women. And in this project, she recorded the male killings of women in the UK for a number of years. And the Femicide Census tried to do something, which is to collate data about almost 1,000 killings of women by the hand of a man in the in England and Wales between 2009 and 2015 to analyze them and see if they were patterns. Because obviously, from the perspective of activists, the only way to prevent violence against women is to first know the issue very well so that we can, you know, contrast it before it becomes deadly, so before the woman is actually killed. And they found that many cases shared patterns. So for instance, the majority of the women killed, the majority of the killings that they analyzed, the majority of women were killed by a partner or former partner. And this is something that we know from like different kind of statistics. Even like, I think in 2013, the UN, there's a UN study, a global study on homicide, and while the majority of victims worldwide are male, women make up 2/3 of victims related to partner-related killings or family-related killings. So it is important that we highlight these things because these are the things that make this issue relevant within a gender perspective. So when we talk about these kind of incidents, it is important that we contextualize it. And also it's like experts always point out that femicides are often the result of many months and years of abuse, but sometimes this part of the story is not present in the news. So this is important because, you know, what we see, what we read, what we hear in the news shapes the way we think about the reality that surrounds us. So it is important that we really understand that violence against women and girls, it's not something related to a bad relationship, like as Claudia already said, but it's a society-wide issue. And if we present, for instance, femicides as isolated incidents, that really diminishes the scale of the problem. And of course, in the UK as well, there is like uncritical use of certain expressions, like crime of passion, or jealous boyfriend, or you know, he killed her because he loved her too much, or things like that, which are obviously not appropriate and inaccurate, and also, you know, contribute to reframing this issue within a kind of like bad relationship frame, while actually it needs to be presented as a gender inequality problem and as a human rights abuse. For instance, like the guidelines that are issued to journalists obviously condemn this kind of the use of these kind of expressions. In relating to rape, for instance, they obviously say do not use the word sex when you mean rape, you know, which is, it seems obvious, but it's like, but we still see this kind of thing happening. And so these are all issues that are found in the UK as well. And yeah,
Thank you. Is there anything more that we should know about the guidelines? Is there anything that we can learn from the guidelines that the British journalists have? Well, for instance, when if the woman is in incidents of violence against women and girls where the woman actually survived the abuse, they say, you know, do not call the victim a victim unless she identifies as one, but call, if she survives, so she's not been killed, they say, call her a survivor. And then, you know, I think these are guidelines, so it's like, I think what is important is the thought behind the guidelines, and then obviously when you're working, you can apply them to different cases, because sometimes you know what the message should be, or what the message you want it to be, and that's where you have to, you know, that's why you're a professional, you need to think about that and how you're going to convey that. That's right, thank you. Stefania, we've been talking so far about writing mostly, but as a photojournalist, can you tell us a little bit about the visual element of reporting about gender-based violence? Parlo in italiano perché mi riferisco al caso italiano. A livello visivo vengono riproposti stereotipi di genere simili a quelli che hanno, di cui hanno parlato Claudia e Cristiana. Le foto sui giornali cartacei e online che accompagnano gli articoli sulla violenza di genere e sul femminicidio mostrano spesso donne picchiate con occhi neri che piangono impotenti con la bocca cucita, chiusa in un angolo, con le braccia incrociate nell'atto di difendersi. Come se la vergogna fosse loro e non di chi ha commesso il crimine, di chi le ha aggredite, malmenate, discriminate, uccise. E le immagini sembrano utilizzare la stessa retorica degli aggressori, non c'è uno spostamento dal corpo della vittima a quello del carnefice, sotto riflettori e sotto accusa in fondo resta sempre il corpo femminile. Vengono usate spesso foto di repertorio, con situazioni evidentemente ricostruite, come ad esempio queste sono delle foto che si possono trovare nella agenzia Getty Images se si mettono le parole chiave violenza e donna, e sono foto dove non c'è nemmeno la mediazione del fotografo testimone, di base sono delle foto ricostruite che non fanno che aumentare la distanza tra la violenza e chi la guarda. Sono foto senza alcuna valenza politica, un'accusa contro tutti e contro nessuno. Le immagini inoltre rimandano spesso a un immaginario sessualizzato. Le donne sono belle, giovani, indossano shorts, minigonne, sono scollate. Si combina così lo stereotipo della vittima con lo stereotipo della colpevolezza della donna in quanto attraente, sexy, disinvolta, che se la va a cercare, che provoca, che alla fine è colpa sua. Vi faccio vedere qualche altro esempio. No, non scorre. Ok, no, era un'altra. No, non so cosa succeda, scusate. E quindi? Vabbè, insomma, diciamo che gli esempi di foto che volevo farvi vedere ritraggono dunque... riproviamo? No, non dall'altro lato, è l'esperienza. No, perché ha preso come un'unica foto. Vabbè. Dunque, ad esempio, c'è il giornale La Gazzetta di Reggio aveva questa foto in cui riportava l'aggressione a una donna, dove c'era sempre una donna in una notizia in un angolo. Un'altra foto che volevo mostrarvi riguardava un articolo dell'Espresso che diceva che è orientata la violenza sul lavoro sulle donne del 40%. A causa della precarietà e della crisi, anche se erano aumentate, diciamo, le denunce ai sindacati, e come foto veniva usata la foto di una donna dove si vedevano sostanzialmente in minigonna con le cosce scoperte con la mano di un uomo. E nell'articolo veniva anche detto che
sono le donne a non essere solidali con loro. Quindi in questi casi, nel momento in cui viene combinata un'immagine di un certo tipo con un titolo anche corretto, dove però appunto si sottolinea in qualche modo una colpa sempre delle donne, l'ipertesto rimanda al fatto che è la donna che in qualche modo ha provocato. L'uso di queste foto ripetitive, ricorrenti e di base che hanno un forte impatto sullo spettatore, su chi guarda, hanno diverse conseguenze. Ad esempio per secondo Susan Sontag, che nel saggio sulla fotografia ha scritto che la fotografia traumatica finisce col provocare un effetto di paralisi nell'osservatore a causa del senso di impotenza di cui viene investito. John Berger nel libro Fotografie d'agonia parla di effetto anestetizzante, quindi segnala come la foto traumatica non faccia altro che aumentare le distanze tra l'evento riprodotto e l'osservatore. Quindi di base, al di là dello shock iniziale, resta un senso di inadeguatezza morale che viene superato tramite rimozione. Secondo altre interpretazioni, questo uso delle immagini non fa altro che riprodurre quella che in inglese viene chiamata theory of male gaze, quindi la teoria dello sguardo maschile, concezione secondo la quale si presume che il pubblico di una certa espressione mediatrica sia di tipo maschile e complice rispetto a quello che sta osservando. Ida Dominiani ha scritto in un articolo efficace che negli anni di Berlusconi le donne erano tutte veline d'escort e adesso sono tutte vittime, ma di uomini senza faccia e senza parola. Un altro esempio che volevo farvi vedere riguardava Repubblica.it. In un'intervista a Linda Laura Sabbadini, statistica dell'Istat, pioniera negli studi di genere in Italia, che era un'intervista a proposito della manifestazione Non Una di Meno, quindi una manifestazione che ha portato in piazza moltissime donne, un evento epocale in contemporanea con altri decine di altri paesi nel mondo. Questa intervista dove si parlava della forza di reazione delle donne, la foto usata era sempre la foto di una donna in un angolo che si copriva il volto in questo modo. Ora c'è da chiederci se sia leggerezza, se sia incapacità di leggere la realtà o se, non lo so, queste foto di repertorio forse possano essere in qualche modo cambiate, aggiornate, portate a un livello successivo. Quando non vengono usate delle foto di stock come queste, vengono usate comunque delle foto shock delle donne stesse. Secondo Emanuela Valente, blogger di In quanto donna, le foto delle donne assassinate sono pubblicate in media nell'80% dei casi, anche quando si tratta di foto che le ritraggono uccise. E le foto delle donne uccise tra i 14 e i 35 anni sono pubblicate nel 97% dei casi e vengono scelte spesso immagini delle vittime in costume da bagno, in pose avvenenti e con abiti scollati. E la quota poi cala mano a mano che l'età della donna progredisce. Fino al 2012 non venivano pubblicate foto degli aggressori, degli uomini. Ci sono delle carte, ci sono dei vademecum, dei manuali che parlano di questa situazione. Anche l'Ordine dei giornalisti si è dotato di un manuale pubblicato nel 2015, intitolato Tutt'altro genere di comunicazione, manuale per una corretta rappresentazione delle donne nell'informazione, nella quale si mettono in luce i limiti e i danni di questa rappresentazione. Eppure, evidentemente, nelle newsroom, nelle redazioni, sono dei messaggi che non sono arrivati, perché comunque si continua a perpetuare questo tipo di rappresentazione anche a livello iconografico. Rappresentazione che viene riproposta anche nelle trasmissioni televisive. Anche rispetto a questo c'è un documento del 2014 redatto dall'Osservatorio di Pavia e dall'Ordine dei giornalisti che si chiama La televisione del dolore, nel quale vengono analizzate trasmissioni come Pomeriggio 5, Domenica Live, Quarto Grado, Amore Criminale, e si analizza il rischio di strumentalizzazione e spettacolarizzazione delle donne uccise e della violenza sulle donne, con questa insistenza morbosa sui dettagli, su un racconto che in qualche modo comunque deve sempre andare al di là della cronaca oggettiva che basterebbe per raccontare il fatto. Vengono chiamati testimoni, si insiste su quei dettagli che poi alla fine rendono il tutto in qualche modo inaccettabile. Infatti in questo testo, appunto, La televisione del dolore, hanno anche redatto una scheda con diciamo, valutando i vari programmi, e molti programmi, diciamo, non passano assolutamente il test.
Eppure, diciamo, ci sono degli esempi su come si potrebbe fare che vengono anche dall'estero, magari ne parliamo dopo. We hope we have time for that. Thank you, Stefania. It was still very powerful despite the technical issues. Another issue that we would like to discuss is that of honor killing. We have Salma here who has written an article about honor killings in the South Asian communities in the UK that has won her the award for the best feature for the End Violence Against Women Award in 2017. And let's not forget that honor killings is an issue also here in Italy. Only in 1981, honor killing stopped being a mitigating circumstance for the killing of a family member. Salma, what can you tell us about the way that you approach the topic? Yeah, I mean, one thing I noticed when I started writing the story was that basically a lot of the kind of news or kind of stories about honour killings in the UK, it kind of mostly centres around religion, that it's a religious issue. They don't treat it as a form of gender, as a form of gender-based violence, and I feel that that's problematic on a lot of different levels. Firstly, it has negative implications for the women that are affected by this on a daily basis because it's distracting. It kind of distracts from the issue that this is a form of violence, that it's not a religious issue. I mean, it is a cultural one, but it is predominantly affects women. And it is, and the issue we have right now is that the UK government has essentially washed their hands of it. They kind of missed one deadline to kind of tackle it. They've got Tuesday, 14th of July, 2015 was the first day where they made a memorial day for the victims of honour crime. But right now, we're 2 years on and still nothing remotely has been addressed. We're still seeing that these communities are kind of left to deal with it on their own. And obviously this has fatal implications for women, that women are literally dying. There's 12 to 15 women a year in the UK that are killed because of honour. So let's just presuppose the first three rows. So those women literally disappear and no one's doing anything about that. One thing I kind of noticed was that when I started writing the article was that it was really essential for me to kind of humanize these women. They're not just a statistic. They are actual, real, breathing, living women, just like everyone in this room. You see a lot of headlines like killed out of love or man strangles women. And essentially what that means is that they become redundant. They've just become a figure. They become dead, but we forget that they had lives and hopes. And I feel that that's quite sad, really. I got quite lucky when I wrote it because my editor was really encouraging. So I got to humanize this. I got to write it the way that I could. But I know that if I worked on maybe a right-wing paper in the UK, it's all about clicks. It's all about shareability. It's all about the kind of gratuitous, the kind of lurid details. So, I know that I got incredibly lucky. Yeah. Do you think that the way that honor killings are currently reported upon has to do with the lack of media diversity, the lack of diversity in the newsrooms? Yeah, absolutely. There's still not enough people of colour, people from different kind of communities in a newsroom. And so when it comes to kind of reporting these issues, we're kind of best placed to write them. I find that a lot of articles that are quite, dare I say, irresponsible actually stem from people who don't actually quite understand the issue. So they turn to recycling old kind of articles, and then you're kind of rehashing it all over again for a new audience who then come to think, gee, this is nothing to do with us, it's a religious problem, it's to do with their community, but we can all play a hand in kind of addressing this. So yeah, I think it's essential. I mean, editors in this room hire people of colour, hire people from different marginalised communities. We are best placed to write these, and we've got the sources as well. That's most important. Yeah, and obviously this shows that even in the treatment of different victims and survivors, there are still certain power plays that we see in society that still oppress certain people, even when they are treated as victims or survivors of violence. I mean, I think that oppression and discrimination has a lot of different layers, and of course, people coming from communities, they are more and more marginalized and more discriminated against. That kind of adds up in the reporting as well. Like, I wrote about transphobia in Italy, and of course I found a lot of issues with the way that, you know, I don't know, violence against trans women was depicted in the media.
Trans women are even denied their gender identity, mostly because they are referred to with their birth male name, for instance. And in Italy, it's complicated because I spoke with experts and they were saying, you know, like, you cannot officially change your gender unless you've undergone surgery. So that obviously creates another problem. In the UK, it's a bit different. There are a lot more, I mean, I feel like I write for quite progressive media in the UK, so they are really aware of these kind of issues and they actually try to push forward an agenda that is more inclusive. But in Italy, when I had to write about transphobia, for instance, I had to read a lot of news articles. And almost, I think maybe all the articles I read, like the person maybe was addressed with their female name, but then they were also specifying the male name, which I found, why? So, you know, they're even denied their gender identity, and in many ways they obviously are portrayed following gender stereotypes. And I mean, this is a really marginalized community in Italy. You know, even when they talk about violence, they do not contextualize it. Because obviously, a lot of transgender women, but transgender people in general, they live in very marginalized kind of context. They're very isolated. And then they may find themselves in really high risk context, like a lot of the victims that were in the news obviously were killed maybe while they were, you know, prostituting themselves, but they do not, you know, this kind of violence is never contextualized. We never talk about all the discriminations they actually face and why these people and all the difficulties that these people actually live every day of their lives. And there's not space for that in the news, really. You rarely find that, unless it's, you know, more like niche media. Yes, let's talk about that. What kind of examples of improvement upon these problematic narratives that we've discussed? What kind of examples have you found? I would say in the UK there is this new niche media that are mostly digital and they are trying to push, you know, more progressive agenda. They focus specifically on women's issues and they, you know, so they bring forward the issues that women face, yeah. Women's interests, you know, women's priorities, women's health, which is great because they are carving a new space within the media landscape. So we need more spaces where we talk about women in certain terms. At the same time, there is always that kind of risk that everything about women is written about in those kind of spaces. And therefore, we stay at the periphery of the media landscape and we never actually get to the center where the center of power is. But maybe it's a phase. Like, maybe we need to carve a space and then this space will expand. Like, I think it's good that these new spaces are being created, but we need to think of them in a critical way as well, maybe. What about Italy? No, quello che volevo dire è che in Italia, al di là di una presa di posizione dell'Ordine dei giornalisti che ha fatto proprio un documento della Federazione Internazionale dei Giornalisti, più che altro sta ai singoli, oppure la spinta a un cambiamento viene dal basso, dai movimenti che in questo momento sono parecchio attivi, penso a Non Una di Meno oppure a Siti come Narrazioni Differenti, per esempio, che spingono su una narrazione diversa. Un'altra cosa che mi sembra differente rispetto a quanto succede nel Regno Unito è che, ed è presente anche nelle raccomandazioni della Federazione Internazionale dei Giornalisti, è che manca
una grossa assenza di informazioni e punti di vista invece utili alle donne che vivono situazioni di violenza. Nel decalogo per i giornalisti c'è scritto di privilegiare dei reportage che oltre alla storia diano anche delle informazioni circa organizzazioni o contatti o anche soltanto storie positive, cioè di uscita dalla violenza, per far vedere che esiste un altro finale. E questo però in questo momento è demandato esclusivamente a organizzazioni indipendenti, ad esempio Chayn Italy nasce per questo, per dare sostanzialmente alle donne la consapevolezza dei loro diritti e del fatto che esiste un finale diverso, non esiste soltanto quello che si trova cercando facendo una rapida ricerca, violenza sulle donne, cioè questa ipertrofica produzione incentrata su femminicidi e quant'altro. Diciamo che questo può cambiare non soltanto la narrazione, ma anche il modo in cui chi si trova in queste situazioni e chi le vede da fuori vede quelli che sono i casi di violenza sulle donne e vede la violenza sulle donne come fenomeno globale e strutturale. Yeah, we should point out that a difference in the UK is that at least on TV at the end of news show or even TV show that discuss issues not just of gender-based violence but also mental issues, depression, diseases, there is always at the end of the show a little link to a web page where people that feel affected by these issues can find support if they see that the issues discussed affect themselves. And this is something that really doesn't take that much from not just media organizations but the media in general, that could happen in Italy too. In the meantime, I would like to open the floor for discussion. So if people that have a question can raise their arm and I'll give them the word in a minute. I know Stefania wants to add something else. Sì, io vorrei dire che in realtà da un punto di vista ad esempio di foto ci sono degli esempi interessanti di fotografe che hanno lavorato su anche questioni di violenza, come ad esempio Donna Ferrato, che ha fatto un lavoro molto bello, durato tanti anni, che si chiama Living with the Enemy, vivere con il nemico, dove è un lavoro di cronaca, quindi lei ha seguito gli aggressori nelle case e poi ha seguito però anche gli arresti degli aggressori, i gruppi a cui partecipavano di supporto, diciamo di recupero psicologico, i bambini. E quindi in queste foto noi vediamo le donne malmenate, ma vediamo anche, c'è una foto epica in cui c'è un bambino che punta al padre e gli dice non ti voglio mai più vedere. C'è la foto di un uomo che viene portato via in manette, ci sono appunto queste foto di gruppi di autoaiuto e quindi dico anche a livello di se in qualche modo non è possibile fare delle foto mentre uno viene arrestato anche per questioni come dire legali, queste immagini che vengono continuamente riproposte di stock potrebbero essere cambiate e ricostruite con appunto delle immagini di uomini nei quali si vede che la colpa è loro e non è colpa delle donne. Ci sono anche dei testi interessanti rispetto a questo, c'è un testo bello di Alice Driver che si chiama More or Less Dead, che ha analizzato in Messico il linguaggio della violenza attraverso il lavoro di scrittori, fotografi e videoartisti. E anche appunto siccome lei si riferisce a Ciudad Juarez, dove risaputamente è un luogo dove le donne sono state uccise da anni, c'è un fortissimo tasso di femminicidi, ricostruisce un po' le modalità in cui appunto la violenza possa essere raccontata senza essere edulcorata, perché il punto infatti non è quello di edulcorare una situazione concreta e reale, ma quello di trovare un'altra forma narrativa e altre immagini proprio per spostare il punto, per mettere tutti gli attori nella narrazione anche giornalistica e mediatica. Before you ask your questions, can I ask you to introduce yourself and also keep your points brief as much as you can? Thank you. You have the mic. Salve, la nostra non è una domanda, ma è un breve intervento. Noi siamo Non Una di Meno Perugia, rete di soggettività transnazionale che ha costruito la potentissima giornata di lotta dello sciopero
globale dell'8 marzo, parte di una mobilitazione transfemminista permanente. Vogliamo intervenire per completare questo dibattito con le istanze che abbiamo elaborato nel nostro processo. Chiediamo che si rafforzi l'attenzione sull'importanza del linguaggio utilizzato nella narrazione della violenza maschile sulle donne e che si ragioni sullo scarto di potere che penalizza a tutti i livelli le donne e che rientra nei modelli difformi dal modello androcentrico dominante. Dobbiamo iniziare a ragionare sui rapporti di potere e da cosa essi scaturiscano. Il femminicidio è solo la punta di un iceberg chiamato sessismo. La violenza di genere è la sua manifestazione concreta, fatta purtroppo di mille facce che plasmano la nostra quotidianità. In tutto questo, il ruolo dei media è fondamentale nel rinforzamento e nella riproduzione delle asimmetrie di genere. I media legittimano questa violenza non solo quando si parla di raptus, gelosia e delitto passionale, non riconoscendo la matrice sessista dei gesti di violenza, ma ogni volta che si usano sensazionalismi giudicanti e rappresentazioni differenti in base alla nazionalità. Si parla delle persone transessuali e transgender non utilizzando il genere in cui si riconoscono. Vengono giustificate le mille forme di molestie attraverso inopportuni riferimenti agli stili di vita che colpevolizzano chi ne è vittima. Si invocano approcci legalitari e repressivi, invece di promuovere un cambiamento culturale, valorizzando i centri antiviolenza e le associazioni femministe. Possiamo arrivare alla fine dell'intervento, per favore? Abbiamo quasi fatto. Non si contrastano le pratiche di violenza veicolate attraverso i social media. Non si rispetta la dignità di una persona. No, davvero, ci sono altre domande e ti prego di arrivare al dunque dell'incontro. Per favore, ci sono altre persone che vogliono fare le domande. Per arrivare al dunque, vi proponiamo la partecipazione oggi stesso al dibattito Il ruolo del genere nella produzione del genere, una riflessione a partire dai media locali, alle 17:30 presso la Casa dell'Associazionismo in Via della Viola 1. Grazie. There was a question over here. Hello. Nice to meet everyone. Thank you, dear panelists, for the panel today. I am Daria Sukarchuk. I'm from Russia. I'm based in Berlin. I have several times before that reported on gender-based violence, also in my country, which is often problematic for its own other reasons. And I have lately done a big story on women who have faced both sexual assault, rape actually, and bullying. And the reactions I often got after that story, it was the hardest story I ever had to write. I had to interview 3 victims of rape and bullying for that. The reaction I often got for that was that the article like that is extremely hard to read. It makes me sick. I have actually read that more than once from my friends who read it. So I'm just wondering if this reporting like that would stop people from actually reading it. Because I did not invent anything. I just wrote down the stories of these women, and they all actually had a happy end. All of them have successfully survived it, and they have normal lives now. But I'm not sure if this sickening narrative interferes, if it's a good thing or a bad thing. Thank you. So if I get the question is, how do we write these stories without turning the audience off because they can be too emotionally... I'm just wondering, what's your take on this? Because maybe it's a good thing that it makes people feel sick and think about it more. Or maybe it's a bad thing, so yeah. Really valid question, actually. When you're kind of writing really difficult stories with women who faced extremely difficult circumstances, there's a fine line between getting too emotionally invested but also having to tell the story. I don't think it's a negative to insert emotion into stories because that's human and that's emotive, but I also think it's incredibly important not to sensationalize it. So for me, when I was kind of tackling the honor-based violence one, it was really imperative that I kind of showed that this is something that genuinely does happen and it could happen next door to you. I think it's essential that we kind of show that it isn't just a statistic. Because when you write down statistics, it's very easy to say, oh, well, there's not a person behind that. I mean, obviously you do know there's a person behind that, but you know that you can't place them, you can't know exactly what they're about. But when you're kind of showing those people, when you're actually kind of writing about their lives, then that helps the reader to kind of create an image of that. So, yeah. Does anyone else want to jump in? I think
I think that it's hard sometimes to decide where you draw the line. I think a really good example of this was this case in Argentina a few months ago, where the girl was gang raped and in a particularly violent way. And I really struggled writing those words down. I had to ask for help to one of my colleagues who maybe felt less impacted by the crime. But I think in that respect, it was important to show that the violence occurred in such a brutal way, because you also it doesn't help anyone to pretend that these things don't happen. And I think that in our roles as storytellers, as hard as it is for the people who tell us their stories and for us to report it, at the end of the day, we need to think about what is best for the public, and the public needs to hear the truth about what happens. Da un punto di vista fotografico, sorry if I speak Italian, just not to speak Italian as before. Da un punto di vista, ad esempio, fotografico, questo qui è un tema importante, perché spesso si pensa che, appunto, senza mostrare l'immagine cruenta anche dal campo, le foto non siano efficaci. Ovviamente si tratta di un tema molto ampio. Da un punto di vista personale, mi rendo conto che quando, ad esempio, intervisto, fotografo delle donne che sono ancora vive, quindi che sono partecipi della narrazione, io chiedo a loro come vogliono essere in qualche modo ritratte. Quindi, ad esempio, un lavoro che sto facendo adesso sulle donne abusate nell'agricoltura, loro mi chiedono di non mostrare i volti, io non li mostro e poi concordo con loro l'immagine che posso pubblicare. Quindi, prima di tornare a casa, mostro la foto e la porto. Quindi credo che ci siano varie modalità, insomma, per non omettere niente rispetto alla cronaca di un fatto, però trovare altre modalità anche con la persona che è partecipe, insomma, della situazione, si può sempre chiedere e trovare un modo. Are there any more questions? Io volevo dirvi che la cosa che mi sconvolge di più è l'impotenza. Cioè, anche recentemente è stato all'attenzione di media un caso di una signora che sta per uscire dal carcere, il suo aggressore, che l'ha ridotta quasi in fin di vita. Beh, lei è terrorizzata. Cioè, a chi si rivolge? Chi la protegge? Cioè, io ho due figlie femmine. Cioè, dovesse succedermi, veramente, sono delle cose che mi sconvolgono. Ecco, cosa si può fare? Ma non ne ho la più pallida idea. È chiaro che una narrazione rispettosa o comunque una buona narrazione non può risolvere tutti i problemi del combattere la violenza sulle donne, soprattutto dell'aiutare le donne che subiscono violenza. Può fare molto perché dai media passa la percezione stessa del fenomeno e quindi anche la percezione della strutturalità del fenomeno. E da quello probabilmente si può spingere per delle politiche che siano meno emergenziali e che quindi tengano conto della strutturalità del fenomeno. Quando c'è un caso che finisce male, perché per esempio c'è stata la denuncia ma sono continuati episodi di abusi e poi si arriva malauguratamente alla morte, non è il finale della violenza, è sintomo che c'è stata una falla, che c'è una falla. E quindi diciamo che se si deve spostare il focus bisogna partire da lì. Questo. Ultima domanda, last question. Ah, ok, scusi, ce n'è una. Solo un momento, facciamo prima questa e poi arriviamo a lei, mi scusi, non ho visto. Ok, sono qui. Sono Martina del Master in Giornalismo di Torino e avevo una domanda. Volevo chiedere, è meglio per contrastare la violenza di genere lavorare dal punto di vista legislativo o dal punto di vista della comunicazione? You mean like to solve the issue? Like the issue needs to be tackled from all different kind of directions, and I think it's starting with different
Sì, a volte, infatti, anche quando, ad esempio, si coprono dei casi di violenza e si chiede alle donne di intervistarle, loro ti chiedono spesso che senso ha, perché mi vuoi fare questa intervista, perché vuoi farmi delle foto. È ovvio che il punto è che il compito del giornalista o del fotografo è quello di parlare del caso, in modo, cercare di parlarne in modo corretto, poi però ci sono altri attori all'interno della società che devono fare la loro, quindi è ovvio che in Italia ci sia un problema anche legislativo di applicazione di certe leggi, ad esempio pensiamo appunto all'ultimo caso di cronaca, quello della donna che aveva denunciato il suo collega che è stato assolto perché lei non avrebbe gridato troppo. Ora, in questo caso non è un problema di rappresentazione mediatica, anzi che la notizia è uscita su vari media internazionali, evidentemente è un problema di giustizia. Quindi diciamo che ci sono vari attori che devono lavorare in modo anche sinergico, ma ognuno deve fare la sua parte. In general, the problem of justice in Italy is much wider and has to do with all sorts of issues and unfortunately. Okay, can I quickly jump in, yes. Actually? I don't know what you said because it's obviously in Italian, but one thing I will say is that I think it's imperative to have it from a communication perspective because essentially that gets it in the public eye, and then the public will get involved with the issue. And in turn, journalism does affect legislation. Absolutely, there is a direct link between what people are reading and then deciding to take direct action, and then that kind of influences social policy. I'm not sure if that's the case in Italy, but that can be the case in the UK. I know that, like I said, there was a Memorial Day for victims of honour killings, and that was 2 years ago, and that came about from huge kind of pressure by the media. So to get things for the government to not wash their hands of it by us telling the stories and telling these women's stories, it can be a really powerful force. Buonasera, innanzitutto grazie per aver posto il tema della violenza del genere sui corpi delle donne. E vi chiedo, come donna con disabilità, perché oscurate i nostri corpi imperfetti? Primo, a livello sia di immagine che di, diciamo, ragionamento più esteso. E ricordo che le donne con disabilità sensoriale, uditiva e visiva, ma particolarmente la disabilità mentale, rappresenta in un numero doppio di casi di violenza rispetto alla normalità del genere femminile, e questa violenza è agita oltre che all'interno della famiglia, anche e soprattutto da operatori nei centri, diciamo, diurni, da personale, diciamo, paramedico. E questo è un fatto gravissimo, poiché le donne con disabilità che hanno, ripeto, una fisicità difforme rispetto alla norma, certo non aderente al modello, diciamo, in voga, e non rientra nel nostro immaginario, nella cultura patriarcale, non rientra, diciamo, non prevede, diciamo, la sessualità. Per noi non è prevista sessualità, non è prevista neanche la violenza, diciamo, come forma aberrante della sessualità. Questo è drammatico perché non se ne parla, perché non emerge. Ricordo che è proprio di questi tempi, di questi ultimi tempi, il richiamo dell'ONU rispetto alla Convenzione internazionale sulle persone con disabilità, che prevede articoli importanti sulla violenza sulle donne con disabilità, e per esempio nel nostro paese è un argomento tabù di cui non si parla, oscurato, e dico che è oscurato nei ragionamenti scritti nei nostri e nei vostri giornali, ma anche e soprattutto a livello di immagine. Allora mi piacerebbe sapere il vostro parere. Grazie. I think there are a lot of a lot of communities that are not present in the media, and that is not okay.
But it, you know, it's a long work and it needs to be started. But I think in the UK, maybe Italy, it's a bit worse in terms of visibility. I write a lot about mental health, and so, for instance, I can see that in Italy it's still more of a taboo topic compared to the UK. But it is true, and obviously it's not something I agree with. You know, there's still a lot of groups are still marginalized in the media, whether it's visually, whether it's because they're not quoted in stories. I mean, there are a lot of journalists that might have disabilities, and they also, you know, are discriminated against in the workplace. So it's like we need a more diverse representation of the world in the news, in the images that are put in the news. This is something I completely agree with. It's not an easy task, of course, because, you know, especially it's difficult to change an industry that has worked in a certain way for, you know, decades. So it's like, but I hope that, you know, in the last few years, I can see that there are a lot actually of women that are working towards change in media narratives in so many different yeah. aspects. And I hope so there is this new movement coming, you know, that can actually implement change. Mm-hmm. But yes, it is a problem. Yeah. It is a problem. All people that are not included in the news, it's a problem, because they are people, they are part of the world, they are as legitimate and valid as any other person, so they should be part of the world that is reflected in the media. So mm-hmm. Can definitely. I just interrupt quickly and just say, I think we should have an active commitment to include more people. I mean, kind of the stories that I write are with very kind of more vulnerable and kind of marginalized communities. And if I didn't tell the story of the honor kind of killings, then that disappears from the mainstream media agenda. And I think we should be pushing for more people from that we don't hear from to be included, because then we don't hear their stories. If we're not hearing their stories, then we don't know they exist, and then therefore we can't push for change. So I think it's absolutely essential. And as Cristiana said, I think that I do see that a new wave kind of coming, which I'm quite optimistic about. Maybe about 5 years ago, you wouldn't see the kind of stories today. So I feel like there is change around the corner. I think that is something to be hopeful about. Sì, credo che ci sia un problema proprio oggettivo di inclusione rispetto a quelle che vengono chiamate minoranze, ma in realtà appunto anche le donne rientrano secondo i media italiani in questa definizione. Ad esempio, dal mio punto di vista di esperienza personale, non riesco a pubblicare delle storie in Italia che invece vengono considerate interessanti in Svizzera e negli Stati Uniti. Nelle redazioni non mi rispondono, io sono una freelance, quindi io cerco ad esempio di portare istanze e anche attraverso modalità, diciamo, altre. Non trovo spazio, quindi ecco, diciamo, lei anche che si rivolgeva a noi, no? Noi credo che anche soprattutto come freelance, chi di noi è freelance, cerchi in qualche modo di lavorare su questo immaginario. C'è un muro di gomma oggettivo che è difficile rompere. Credo che probabilmente rispetto a questo sia importante lavorare a livello mediatico, ma soprattutto a livello di educazione. Per questo anche gli studi di genere nelle scuole, o comunque diciamo l'educazione alla parità, o come si vuole chiamare, insomma, sia importante, sia giusto lavorare a livello di attivismo, sia giusto anche lavorare con le manifestazioni di piazza, ecco, ognuno deve un po' fare il suo. I think what we can learn from the British example when it comes to reporting issues related to disabilities is that there is positive discrimination. There is a news channel called Channel 4 News. In particular, they have a program in which they hire a journalist with disabilities, and they do stories about living with disabilities in the UK. And they have been able, now this is not per se related to gender-based violence, but they did a lot of work on infrastructural issues, transportation issues for people with disabilities. And this was reported by journalists with disabilities for the mainstream audience. So positive discrimination is not always very welcome as a concept in Italy, but this is the way we need to go to make sure that there is more space for voices that are now being marginalized from the media environment. I think this applies with every issue, not just gender-based violence.
I think this is time to wrap this up. Thank you all for coming today. It was a great discussion. Thank you. Thank you.